Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Oggi nuova acconciatura. Ho messo il mollettone e ovviamente i capellini qua davanti ai quarti hanno formato una sorta di curtain bangs. Sapete di quelle che vanno adesso, no? Le frangettine un po' così, che dite? Oggi giornata molto rilassante in realtà. Stamattina ho già editato il video, adesso lo sto mettendo a caricare. Poi c'è stata una live delle mie personcine del cuore, quindi mi sono messa a vedere anche quella. Poi oggi devo cambiare tutto il letto e stiamo facendo il bagnetto ai cagnolini. Quindi Gwenda è già stata lavata, deve essere pettinata magari, giusto perché cosa è successo a questo pelo? Ah sì, era nella cuccia, ma l'ho persa, probabilmente è scappata. E mia madre sta facendo il bagno ad Amarok e ci sta parlando. Che bello il bacio pulito. Oddio, guarda i peli! Manco la spazzola! Amarok. Dove vai? Ti hanno fatto il bagno. E perché mamma non poteva fartelo? Stavo facendo il video. Ora mammina fa l'AI, sì. Davvero? Ah sì! Sei venuta qui sotto! Devi essere lavata soprattutto le tue manine sporchine. Anche le unghiette dobbiamo tagliare, eh. Tra l'altro con il mio amico Spolverino, non sapete quanto mi diverto a pulire il tutto qua. Così poi passo l'aspirapolvere e cambio le lenzuola. Qua in teoria sopra i quadretti, però ho sbagliato perché dovevo fare prima i quadretti e poi sotto. Ah! Non mi chiedete chi pulirà qua sopra perché la risposta è non io. Questo robino è letteralmente la svolta della vostra vita se avete degli animali. Praticamente questo lo passate così. Certo, fa un po' di casino. Poi vedete che vi prende tutti i peli. Allora, Icy è quella un po' più fastidiosa, ovviamente, da pulire perché essendo bianca lei si sporca in continuazione. Queste macchie che voi vedete, lei se le fa da sola? Leccandosi costantemente questa parte. Non ho ancora ben capito perché lo faccia. Fatto sta che è sempre zozza qui. E ovviamente, vabbè, dove lacrima, perché per quanto io la pulisca tutti i giorni, si macchia tendenzialmente. E i cagnolini, soprattutto se dormono in testa alla mamma, non possono puzzare. Sei pronta a far vedere quanto sei brava? Wow, guarda com'è educata, anche le manine conserte. E poi fai fluff, piano, piano. Ok, hai visto? Brava! Adesso mammina ti mette questo qui sopra. Tra l'altro mia madre ha anche sbagliato perché ha usato questo sciampino quando in realtà loro devono usarne un altro. Però adesso è tempo che glielo ridico, figuratevi quanto ci mettiamo. Diciamo io mi trovo bene a fargli il bagno in questo modo. Quindi mi preparo la bacinella nella doccia. Se avete la vasca ovviamente è meglio, fate meno danni. Poi li bagno, almeno sto comoda che c'è anche questo. Brava, mettiti così almeno ti faccio la pancina. È molto carina, bravissima mammina. Adesso mettiamo un po' di sapone, ma magari me lo facessero a me. Tu, piccolo scricciolo, ti lamenti? Eh? Vai giù, dai. Brava, questo è più comodo, vedi? Non leccare il bagnoschiuma. Le mie manine qua. Che dai, le spalle ai nostri amici? Non ti vuoi far vedere in aiuto in queste condizioni? Allora, la faccia è la cosa che ovviamente è più difficile da fare, ma prima la dovrò fare. Guarda l'acqua quanto è sporca! Guarda la bambina, sporca, sporca! Aiuto, sono rimasti solo l'orecchione! Sappiamo che hai fatto, amore! Ecco qui. Ovviamente capite bene che un cagnolino da 1,5 kg va asciugato subito, quindi adesso prendiamo il phon. No, cioè, voi non capite la quantità di peli che ho in bocca. Cioè, ho messo più tempo a spelare addosso tutti i peli che avevo che non asciugare Ice interamente. Adesso stiamo pulendo il bagno, passato l'aspirapolvere. Si nota leggermente. Oggi è una di quelle giornate, non so bene cosa fare, perché non mi va di riposarmi, so che riposandomi toglierei tempo a delle cose che magari devo fare, ma allo stesso tempo non ho la voglia di fare le cose che devo fare. Quindi direte, ma che senso tutto ciò? Non lo so. Stavo pensando di mettermi a fare dei TikTok che ho in arretrato. Sapete, no, quando vi salvate i suoni, i trend che vorreste provare, ma non riuscite mai a farlo? Ecco, vorrei mettermi a fare qualcosa del genere, almeno per sentirmi produttiva. Contate che sono quasi le 4. Fatemi vedere quali suoni. No, suoni o effetti? Effetti. Avevo salvato. Ah, c'è anche quello del random eyeliner.
Perfetto, faccio tutto insieme. Tra l'altro sono molto contenta, forse per la prima volta dopo anni, che tra poco sia il mio compleanno. 22 aprile è il mio compleanno. Quest'anno non vi anticipo niente, in realtà. O almeno non vi anticipo troppo. Però sicuramente faremo un viaggio. Dove è ancora da definire. E spero presto di potervi dire qualcosa magari. Però sono molto emozionata, qualsiasi cosa sia. Diciamo che abbiamo diverse opzioni in mente. Dico diciamo perché sia io sia la mia amica Alessia siamo nate molto molto vicine. Lei è nata l'11 e io il suo doppio, quindi 22. E quindi volevamo incastrare queste due date e farlo insieme, insomma. Pure fare una cosa in mezzo. Staremo a vedere. Comunque alla fine ho fatto il letto, ho anche cambiato il copriletto. Anche se come vedete i cagnolini me l'hanno già disfatto in mille pezzi. Raccolgo le mie energie e mi metto al lavoro. Anche se ovviamente il mio lavoro è pesante, però ovviamente non mi lamento perché quello che voglio fare, provo tutto quello che voglio provare. Poi ci siete voi, quindi non è mai una cosa pesante a quei livelli, insomma. Però dipende dai giorni. Quando hai tante cose per la testa è un po' più difficile, perché magari non sarà un lavoro faticoso a livello fisico, ma lo è molto a livello mentale, perché non si stacca mai, si è sempre alla ricerca di nuove idee, nuove cose da farvi vedere. È un po' particolare, vorrei veramente che tutti potessero provarlo, perché vedo ancora ad oggi che c'è gente che continua a dire che è facile, è semplice. Non è proprio così. Non è proprio così. Aggiornamento tatuaggi che non mi aspettavo. Come vedete si sta seccando. E vedete questa zona qui che non sembra colorata? Mi sono appena cascate quelle crosticine e sotto effettivamente il colore, vedete com'è sbiadito. Ma è assurda sta roba. Cioè non pensavo fosse così tanto visibile come effetto. Vi giuro, è stranissimo, quindi penso che adesso farà la stessa cosa tutto il resto. Qui come vedete è messo così. Mi ero completamente scordata che stasera iniziasse lo show dei record. Mi sto mettendo qui in camera di mia sorella perché tanto lei non c'è. Quindi almeno ha la TV più grande e la posso vedere. Quindi adesso mi stenderò qui, magari metterò il mio cuscino e via. In più domani, io non lo so veramente, ripeto, la sfiga mi perseguita perché non è possibile. Cioè adesso il computer si è caricato fino a stamattina, adesso non si carica più. Quindi devo andare di nuovo al centro assistenza Apple per capire se è una questione di carica batterie, quindi è questo che non funziona, se è proprio l'attacco della presa del computer. Cioè è attaccato, ok, ha sempre funzionato tranquillamente. Se io premo per accendere mi dice che è scarico, quindi rido sempre per non piangere. Domani dovremmo fare anche questo, dovremmo vedere anche questa cosa. Ripetete con me, la vita è bella. Mi è anche uscito un brufolo qua, una bolla, che cos'è? Devo anche fare ancora la skin care e mi sta prudendo che voi non avete idea. Questo coso qui del tatuaggio che si sta spillando. Però vabbè, tanto devo continuare a metterci la cremina. Perdonate se il vlog di oggi è stato un po' così. È stata proprio una di quelle giornate inutili oggi, di ripresa diciamo, che ogni tanto ovviamente ci sta. Ma non ho cambiato la vita di nessuno, non ho fatto nulla per la pace o la guerra nel mondo. Però spero di avervi fatto piacere almeno con questo video e che il mio impegno si veda, perché io non ho capito se è YouTube che non vi segnala l'uscita dei video, che ogni tanto qualcuno me lo dice, per carità. Sembra che più carico video su YouTube e meno YouTube ve li fa vedere. Quindi mi sembra un po' di stare a lavorare per nessuno. Però poi mi fa piacere, per carità, quando leggo i vostri commenti. Io lo ripeto, lo ripeterò sempre. Finché ci sono anche solo 10 persone, per me varrà sempre la pena, insomma. Però sarebbe carino se YouTube vi facesse vedere i miei video. Ecco, quello poco ma sicuro, insomma. Ma fa sempre piacere. Ok, ora che mi sono incremata, tra l'altro vi do direttamente la buonanotte, perché tanto insomma dopo lo show di record penso mi darò, che sto ancora in fase recupero ore di sonno, che tanto poi è la stessa cosa, perché se vado a dormire tipo a mezzanotte mi sveglio alle 7:30 di mattina, quindi è sempre la stessa storia, eh. Comunque, vediamo appunto se vederci con il video di domani, altrimenti ci vedremo dopo domani. Vi mando un bacio grande e ci vediamo presto.